E guattai a tutti ciurma e benvenuti a Giocherini in questo nuovissimo episodio su The Evil Within 2. Ebbene ragazzi, la volta scorsa eravamo arrivati qui dopo aver vissuto il terribile incubo con lo spettro che io odio con tutte le mie forze. Ho appena raccolto una diapositiva, ok, diciamo di sì. E quindi, che dire, è stato sì, veramente da incubo. Per cui io direi di correre, ma proprio come se non ci fosse un domani, verso l'uscita da questo posto infernale. Perché poi, appunto, ragazzi, nello scorso episodio non ho potuto continuare ad esplorare il posto qua circostante alla ricerca del chip che ci serve per entrare da lì. Proprio per questo motivo, perché l'ultima parte del video, ragazzi, è stata impiegata solo ed unicamente, insomma, nella fuga da quello spettro orripilante. Per cui non mi restava che andare di sopra a cercare il chip, e credo che non sarà poi così divertente. Allora, controlliamo qua dentro prima di tutto, vediamo un po', un laboratorio, magari, e dico magari, oddio, c'è una risonanza qua che ma... Fatto spaventare un attimino, ma solo un attimino. Ah, ci siamo, eccolo qua. Ah, è qua l'altro, il ricordo residuo. Perfetto, ascoltiamo un po'. I nostri sforzi si sono stati vani. Il nucleo è fuggito meno di un giorno fa. Entro poche ore abbiamo iniziato a rilevare un numero sempre maggiore di corrotti. Ora sono dappertutto. Il 20% della popolazione di Union è già perduta. E quei Minchia. mostri danno la caccia alle persone rimaste per ucciderle. È un incubo. Di questo passo, tra 2 settimane non ci sarà più nessuno. Abbiamo perso i contatti con la Mobius. Siamo intrappolati coi corrotti. È troppo tardi per arrestare il processo. L'esperimento di Union è fallito. Siamo spacciati. Mi dispiace. Guarda caso, avevi ragione, la tua previsione era giustissima, infatti poi è andato tutto altamente a quel paese. Allora, cos'ha questo amico? Ha una sacca per qualcosa. Ok, ah, perfetto! La sacca medica, ragazzi, fantastico, ne abbiamo trovata una. Cosa importantissima, oserei dire, perché ovviamente ci permette di portare più siringhe con noi. Quindi raccogliamo queste cose, vediamo se qui c'è qualche altra cosa. A quanto pare il chip che ci serve non è qui, ragazzi, probabilmente sarà tipo in un posto infernale. Per cui io mi armo. Oddio, vediamo se riusciamo a fare un'uccisione stealth. E quello da dove è spuntato? No, seriamente dico. È volato giù dal nulla, ragazzi. È stata un'esperienza incredibile, direi, davvero. Ok, questo qua posso ammazzarlo così. Solo la notte, ammazza il trofeo, pazzesco. Scusa, amico, ma non c'ho tempo da perdere. Ecco, non mi ha dato manco il tempo di calpestarlo, porca vacca. Oh, è stato bellissimo vederlo volare giù, tipo dal paradiso, così. Con una nonchalance, oserei dire, imbarazzante. E vediamo cosa abbiamo da queste parti. Se non sbaglio, ok, lì c'è un'altra porta. Per cui, se il chip non dovesse essere lì dentro, non ho più la minima idea di dove andare. Per cui, controlliamo che qui rifiuti tossici, come sempre. Prepariamoci perché non si sa mai cosa può aspettarci qua dentro. Non so perché, ma ho la vaga impressione che qualcuno di questi cadaveri, o forse no. Spero di no, sinceramente, dentro di me, che uno di questi cadaveri si risveglierà. Spero di sbagliarmi, qua la porta è semichiusa, non so se è un buon segno, effettivamente. Cosa abbiamo qui? Non lo so, magari è quello che ci serve, Seb, ma leggiamo prima qua, va. Distendere il soggetto sulla barella e inserire il codice di attivazione 0128. Se non hanno ancora Perfetto. rimosso il chip di questo tizio, posso usarlo per entrare e trovare Hoffman. Esatto, per cui il codice di attivazione era 0128. Ecco Ok, fatto. vediamo che succede. Oddio. Perché ci mette così tanto tempo? Madonna, ma quanto va in profondità?
Non è una cosa proprio bella da vedere, effettivamente. Come dovremmo estrarlo il chip noi adesso? Bella domanda. Ah, già l'hai estratto? Ok, è stato tutto automatizzato, proprio wow! Come fa passi da gigante la tecnologia, pazzesco. Eccolo là, ragazzi, ce l'abbiamo. Era impiantato nel cervello di un agente Mobius. Grazie al cielo era già morto. Devo andarmene da qui. Ok. Ecco qua. Che vi avevo detto io, raga? Che lo sapevo. Quei cadaveri tutti lì accumulati puzzavano troppo di merda. Effettivamente. Sono spariti tutti. Perlomeno una buona parte è sparita. E questa luce rossa non è che mi aiuta a sentirmi meglio, effettivamente. Aspettate un attimo, ragazzi. Cerchiamo di andarci piano. Oddio, no. C'è uno di quei mostri, ragazzi, di quelli orribili. Che fai, Seb? Perché ti ha detto di metterti in piedi? Non lo so, fa tutto da solo, prende iniziative. Cioè, vabbè. È uno di quei mostri orripilanti, ragazzi. E là ce n'è un altro. Scommetto che se sparo, vengono tutti di qua. Vediamo un po' se riesco a colpirlo in testa. Ecco fatto. Allora, questo è andato bene, direi. Cioè, me la so cavicchiata, però contro quell'altro mostro, cioè, non so se ce la faccio, eh. Non so se ho voglia di incrociarlo. Qua c'è un fusibile, guardate. Bravissimo, Seb. Prendilo, Seb. Non so se le scale erano da questa parte, mi sono totalmente dimenticata. Ok, le scale sono di qua. Ma magari il mostro quello orribile è di sotto, eh. Non avevo pensato a questa opzione. Perché uno dovrebbe lasciarlo così, cioè, semplicemente di sopra? Sarebbe troppo semplice, no? Oh merda, ecco. M'ha visto, m'ha visto. Ma Seb, che minchia fai? Un pessimo presentimento, raga. Ho veramente un pessimo presentimento. Dove caspita è quell'altro coso? Non lo so. Vabbè, ci siamo. Ci abbiamo il cibo. Dai, muovite, muovite! Attendere. Ok. Fammi entrare, però! Finalmente. Dai! Spero di riuscire a raggiungere Hoffman e Odin. Per fortuna. Ce la siamo cavata così, ragazzi, direi. Ah. Meno male che non ho dovuto fare i conti, madonna. Qua mi hanno dato un sacco di rifornimenti, ragazzi. Guardate un po' che roba. Non posso prendere altro. Oddio. Pure sto posto non è che è molto confortante, ma proprio per niente, direi. Perché continua ad esserci l'occhietto là sopra? Non lo so e non mi piace. Allora, questi non posso prenderli. Non mi piace niente di tutto questo. Perché? La domanda sorge spontanea. Oddio, quel mostro si risveglia, ma sicuro proprio come la morte, praticamente. Per cui, fatemi controllare un attimo di qua. Qua c'è niente. Puzza tutto tanto, tanto, tanto. Madonna, ma questo è gigante. Oddio, raga. Mi sta a salire la caga, va bene, perché sto corpo qua è gigantesco, tipo. Delle voci. Delle voci? Ma perché dovrei fare questo? Continuo a non capire perché attivare la cosa antincendio. Fa niente. No! Non vedi cosa ti sta facendo? Ti prego, fermati! Non farti controllare! Devi ascoltare. Ascolta. La sua voce ti dirà. Devi cercare di resistere. Hoffman! Stai indietro! Chi, no, chi è? Non sa quello che sta facendo. Chi è? Chi è? Cosa non sa? Non sa cosa sta facendo? Ah, ecco perché Lia, l'allarme antincendio. No. È Lia. Vuoi dire che quello è Lia? Stai indietro. Ma che veramente? Lo sapevo che... Oddio. Non ti mischiare, Sebastian. Ma perché? O'Neill, che è successo? Theodore mi ha mostrato la via. Ecco. Adesso sono suo. Bravo. L'ho aiutato a nascondersi. Bravo. E in cambio lui mi ha dato una nuova vita. Sì, perché sei un genio tu. Una vita ti sei guardato allo specchio? Tu non potrai mai capire.
perciò devi bruciare! Certo, sì, adesso sì che sarà un grosso problema, ragazzi. Merda, sarà un grosso, grosso problema. Dentro. Devo spegnere le fiamme. Ok, okay. Merda! Ma che caspita è stato? Oddio, oddio. Dov'era l'altro allarme antincendio? Non mi ricordo, era qua. Cerchiamo di spegnere le fiamme e di vedere un attimo come regolarci con sto stronzo. Sapevo che sarebbe andato tutta merda. Davvero? Oh, corri Seb! Che così ti dà fuoco. Ah, corri! Porca vacca. Allora, è tutto... Oh, merda, un grosso problema. Cerchiamo di attivare i vari allarmi antincendio, perché qua... Se no va a fuoco tutto, tipo. Sì, padre Diodo. Gliel'ho detto. Dai, però. Adesso me dà fuoco, adesso me dà fuoco. Sì, 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 la pagherò, certo. Oh, merda. Via, oddio. Oddio, dove sono riuscita? Oddio, ah, ok, ok, sono riuscita da qua, perfetto. Dove riuscirà? Di qua, mi immagino, o dall'altra parte? Me lo so perso, ragazzi. Ah, è qua. È qua. Ah! Sì, sì, certo, certo. Le fiamme mi purificheranno, sicuro. Passano attraverso i muri, addirittura, pensate che roba. Ora ne ho davvero abbastanza di te. Adesso sì che sono nella cacca, vero? Basta correre. Ma basta correre un cavolo, ma davvero vuoi che mi faccia fare arrosto? Ma tu sei fuori di testa, eh? Cioè, ma te sei visto in faccia? Fanculo, Sebastian! È diventato estremamente irascibile. Toma! Oddio, posso ammazzarlo? Ah no, ok. Attenzione. Minchia, dritto sul naso, dritto sul naso. È a posto. Mazza come t'ha ridotto. Questo ti avrebbe aiutato, ti ha mostrato la via per la bruttezza. Grazie, Sebastian. De che? Deve averti sparato in faccia? Finalmente libero dalla sua voce. Dalle mie paure. Ero così spaventato. Tu devi fermarlo. Non posso fermarlo se non so dove si trova O'Neill. Lui ha rimodulato la sua fase. Non è più qui. Ah. E dov'è? Il macchinario in quella stanza. Devi distruggerlo. Quale macchinario? Me l'ha fatto costruire. Per nascondersi. Distruggilo. Così distruggerai lui. Sembra fin troppo semplice. Oh. Minchia, poveraccio, me l'ha ridotto. Sembra Anakin Skywalker prima di diventare Darth Vader. Che è successo? Cosa ha trasformato Neil in un mostro? Non lo so. Sono rimasta tutto il tempo nel mio rifugio. Quando Liam mi ha chiamato per incontrarci, ero felice di sentire la sua voce. Ma non era Liam. Era quel mostro. Ho cercato di farlo tornare in sé, ma... L'hai sentito. Theodore Wallace gli ha fatto qualcosa. Poveraccio. Non volevo ucciderlo. Non avevi scelta. Theodore non l'avrebbe mai lasciato andare. Ora che facciamo? Diamo un'occhiata al macchinario di cui parlava O'Neill. È l'unica cosa. Credo che sia dall'altra parte della stanza in cui ci hai trovato. Andiamo. Perfetto. Ok, abbiamo vinto un trofeo. Qua posso prendere
Uff, il lanciafiamme, però è danneggiato. I serbatoi carburanti di questo lanciafiamme sono troppo danneggiati per essere riparati. Ti serviranno dei pezzi di ricambio per usarlo. L'arma sembra artigianale, probabilmente te ne servirà una simile da cui recavare i pezzi. Hai come il presentimento che non la troverai abbandonata per strada. Il lanciafiamme potrebbe essere utile, ma è rotto. Se trovassi le parti giuste. Già, praticamente cioè, ci hanno dato l'indizio che non è che lo troviamo per strada. Però cioè, a sto punto dove praticamente? Dove? Vabbè, la risonanza è di qua. Direi di andare a vedere, raga, di che macchinario si tratta. Allora, ok, qua ci danno pure la possibilità di andare a salvare prima di indagare su tutte ste robe. Un sacco di roba strana. Stava fabbricando qualcosa. Forse il macchinario di cui parlava. Non lo so. Andiamo a salvare. Poi ragazzi, per i potenziamenti penso di tornarci la prossima volta. Vediamo un pochettino cosa abbiamo qui. Oh, parti di armi superiori. Perfetto. E qua c'è un ricordo residuo di Liam, ragazzi. Non smetterei mai di sommergere. Vediamo un po'. Sì, maestro. Certo. La macchina funziona come deve. Ok, siccome era riuscito ad impossessarsi di uno di loro, ovviamente ne ha approfittato per cercare di far fuori chi rimaneva, sarebbe a dire Yukiko. Segni dell'influenza di Theodor. Sta trasformando ogni angolo di questo posto. Madonna. È come una forma di comunicazione. Vabbè, tu sei la psicologa, tu lo saprai, non puoi chiedere conferma a me, scusa. Allora, wow, sti corridoi. Conosci Theodor Wallace? Veramente? Certo, è il capo del personale. Ma che ci fa nello STEM? E che intenzioni ha? Ci sono molte cose che non sai. Theodor vuole Lily per sé. Hai visto cosa ha fatto a O'Neill? Farà lo stesso a chiunque serva al suo scopo. Yeah. Pur di trovarla, farà tutto a pezzi. Non posso permetterlo. Assolutamente no. Ci siamo, vediamo cosa c'è dall'altra parte di questa porta. Madonna, che roba è che è? Cos'è? Se lo sapessi, te lo direi. Non ne sono sicuro, ma è molto simile all'emettitore di campo stabile. Qualunque cosa sia, O'Neill ha detto di distruggerlo. Ed è quello che farò. E so anche come. Sono io. Sebastian, credevo che ti fossi dimenticato di me. Hai finito di preparare i tuoi giocattoli? Con gli esplosivi. Sì. E cercavo una scusa per usarli. Adesso ce l'hai. Bene. Ti invio le mie coordinate. Porta l'artiglieria pesante. Si va a caccia. Ricevuto, arrivo. A tra poco. Adesso abbiamo anche degli alleati, sempre che non vengano fatti fuori prima che possano aiutarci. Ah, eccola qua. Izziga. Detto fatto. Ho quasi finito. Fammi sapere quando sei pronto. Ok, perfetto. Vediamo un attimo cosa c'è qua intorno, ragazzi, prima di darle l'ok per far esplodere quell'affare lì. Ma qua non sembrerebbe esserci altro, ragazzi, per cui direi che le darò il via libera. Senti, Torres. Cosa succederà? Non so che succederà quando salterà questo affare. Nemmeno io, ma almeno facciamo un tentativo. Non credo che convinceremo Theodore a lasciare in pace Lily. Non è il tipo di persona che si lascia convincere a fare la cosa giusta. Quindi ho il permesso di sparare a vista? Dico solo di essere pronti a tutto. Non possiamo prevedere ciò che succederà. Beh no. Hoffman. Quindi conoscevi già Hoffman? Tutti conoscono Hoffman. Non puoi lavorare alla Mobius senza essere passato dal suo ufficio. Possiamo fidarci di lei? Un tempo avrei detto di no, ma...
Quando la tua azienda ti abbandona, riconsideri la tua posizione. È intrappolata qui dentro come noi. Beh già. Quindi non sei sicura? Non è male, è solo un po' freddina. Ma ho qualche problema a fidarmi di chi mi guarda come se mi stesse analizzando. Beh, una psicologa. Vabbè ragazzi, non perdiamo più tempo, io voglio farlo saltare. L'esplosivo è sufficiente? È 10 volte il necessario. Ed Pinchia. È pronto quando vuoi. Dai, 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 procediamo. Sono pronto. Vado a controllare l'equipaggiamento nell'altra stanza. In bocca al lupo. Ok, facciamolo. Inizio dell'operazione spaccaculo tra 3, 2, 1. Stai bene, Torres? Ma era qui un attimo Torres, fa. Dove sei? Ma era qui un secondo fa! Sebastian Castellanos, eviti di entrare nell'oscurità e vorresti riportarmi nella luce. Le tue decisioni avventate hanno causato la tua rovina. Vieni, ti aspetto. Vuoi riabbracciare la tua amata figlia? Merda. Coraggio. Scopri se è come te l'hai immaginato. Oddio, ok. Non mi piace questa situazione. Questa situazione non Santo mi piace. Dio. Lily, sei qui. Sono qui, papà. Ok, non mi piace. Ma proprio per niente, siamo appena entrati nel capitolo 12. Oddio, che si chiama Pozzo Senza Fondo. Non promette niente di buono, ragazzi. Dovrebbe essere da questa parte. Lily, sei qua? Oddio, di sicuro non è qua. Oddio, ma che posto è? L'inferno? Oh merda, pupazzi. Posso ucciderlo così? Ok. Questo perlomeno sì, se ce n'era un altro che mi ha scoperto. Allora, qua non possiamo entrare. Ah, possiamo aprire da qua. Sperando che non ci interrompa nessuno. Ne sta per arrivare uno, sicuro. Lo sento giusto qua dietro. Ecco qua. Ma che cazzo è? Oddio. Cioè, mi è venuto addosso, si è fatto esplodere ed è morto. Ma che senso ha? Ok, è stato orribile, va bene? Orribile. Il punto è che se faccio rumore, questi continuano ad arrivare. Ce n'è un altro, infatti, che sta andando là in giro tranquillamente. Non ce la farò mai. Ecco qua, vabbè, che palle! Minchia, mi hanno tolto mezza vita quell'altro stronzo. Porca vacca pupazza! Vabbè ragazzi. Vabbè raga, tu muori così. Ecco qua, niente la fa. Uffa, mi sto cominciando a stufare, Mi fate aprire la porta sì o no? Minchia. Tanto continueranno ad uscirne altri, mi pare ovvio. Riesco ad aprirla o no? Minchia. Ok, ce l'abbiamo fatta, meno male. Oddio, ok, la biciclettina di Saw. Il triciclo di Saw è uguale. Oddio. Vabbè raga, questo posto è veramente inquietante. Cioè, dire inquietante secondo me è dire poco. Perché è pieno di mostri e... cioè, non si vede bene comunque dove si va effettivamente. Ecco, si è girato di qua lo stronzo. Riesco ad ammazzarlo così? Via. Ok, almeno non abbiamo corso troppe rotture di scatole. Ecco, cos'è questo? Vabbè raga, non lo leggo perché veramente ho abbastanza premura di... oh merda. Abbastanza premura di andare avanti, sinceramente, perché... oddio, che schifo.
schifo che fai, che schifo che fa quel coso. Fa veramente schifo. Vabbè raga, che dire se non che sono sconvolta da sto posto. Ok, se devo andare di qua, sempre che non mi ritrovi in mezzo ad altri 3000 mostri tipo. Ok, guardate qua, c'è tipo... ah, c'è la porta della sua cameretta. Oddio. E la sua bambola. La mamma non si è mai arresa. Non come te. Continuate... Ha provato a dirtelo, ma eri troppo stupido per ascoltare. No, 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 non può essere. Non può essere, no. Mai lei riuscisce dove tu hai fallito. Non hai ascoltato, li hai perseguitato e così hai perso te stesso. Tu non sai niente di me. Mayra ha capito che avrebbe raggiunto i suoi scopi con la sottomissione, unendosi. Oh, Dio. Oh, oddio. Sono di quei posi, raga. Ok, mi ha salvato la partita. Ecco qua. Sì, ma mori o no? È morto? Allora, aspettate un attimo. Lili Castigliano, so c'è la lapide di Lili. Non so dove andare. Ah, ok. Niente, ragazzi, il ricevitore è... ah! Yeah! Odio quando succede questo! Il ricevitore è totalmente fuori uso, stavo dicendo un attimo fa. Non ho la minima idea di dove andare, effettivamente. Idiota, sto parlando con te. Ok, vediamo un po'. Prendiamo quello che possiamo prendere. C'è dell'altro gel verde. Dove cavolo dovrò andare, ragazzi, secondo voi? Non lo so. Boh, mi ha salvato la partita, quindi probabilmente sto andando nella direzione giusta. Ok, forse è di qua che devo andare, aspettate. Porca pupazza! Di qua che devo andare, raga, sì. Queste scale sono illuminate, per cui suppongo di essere sulla strada giusta. Andiamo. Scendiamo ancora di più all'inferno, come se non ci fossimo già. Ancora. Minchia, com'è bravo a reggere il dito nella piaga, eh. Sei proprio bravissimo. Allora, qua c'è niente, qua. Dopo quanto è successo, vuoi ancora riabbracciarmi? Sì. Sì, io. Io. Devo trovarla. Bene. Allora vieni. Oddio. Sta cercando di corrompere anche te, Seb. Ma che è sto posto? Oddio, è un incubo. Lily, sei davvero tu? No, che non è lei, Seb. Svegliati, Lily l'aveva presa Mayra. No, che non è lei. Lily. No! Lily! Eccola qui, la tua adorata figlia. Non è quello che volevi. Papà... mi hai abbandonata. Perché mi hai lasciata da sola? Non può essere lei davvero, dai! No, ti prego. Sta cercando di farlo cedere, raga. Io volevo. È per farlo cedere. No.
No! No! Che cazzo? Tu sei condannato a ripetere gli errori del passato, ma potresti unirti a me. Fallo ed esaudirò ogni tuo desiderio. Salveremo Lilida Maira. Quando avrò il potere del nucleo, tu sarai finalmente libero. No! Ci vuole più dei proiettili per fermarmi. Quando imparerai? Mi hai sparato, Sebastian. Perché? No! No! Forza! Andiamocene da qui. Braccia, raga, oddio! Oddio no, poverina! Seb, fai qualcosa! Cioè, gli hai pure sparato! Non puoi dargli la vita. Mi dispiace. Devi fargliela pagare, quel figlio di puttana. Sebastian. Che c'è? Stai bene? Lavori troppo. Stai delirando. Maira. Ma che... Torres, dov'è? Ma questa è casa nostra, cioè dove sono vivi? Sono a casa, come ho? Bella domanda, perlustra la casa. Che cavolo sta succedendo? Boh. Lily, qua è la camera di Lily. La stanza di Lily. Com'era un tempo. Come sarebbe dovuta rimanere? Già, non so che diavolo stia succedendo effettivamente, ragazzi. Direi che non ci rimane che andare lì sotto. Possiamo vedere anche qui. Cos'è lo studio? Lo studio di Seb. Ho lavorato così duramente, cazzo. Se solo potessi riavere quel tempo. Lo passerei con loro. E beh, ovvio. Questo cos'è? Possiamo prenderlo? Ti sembra di aver già visto questo oggetto, ma non riesci a ricordare dove e quando, se non sbaglio. È come il pupazzetto di Fallout, sarà un riferimento ad un altro videogame. Credo. Vabbè, andiamo giù e vediamo cosa ci aspetta giù. Ci sarà Maira, ci sarà Lily. Lily? Lily? Ah, eccola lì, è sparita. Ma che cazzo? Boh, poi è tutto così offuscato. Quella lettera. L'ultimo messaggio di Maira. Era nascosta tra le sue cose. All'epoca sembrava folle. Ma avrei dovuto crederle. Ormai parlare avrei dovuto. Mio caro Sebastian, se stai leggendo questa lettera, temo che sia accaduto il peggio. Significa che mi sono avvicinata troppo alla verità. Significa che potresti non rivedermi mai più. Mi dispiace avertelo nascosto, ma l'ho fatto per proteggerti. Dalla verità o dalla mia follia. Allego una copia delle mie ricerche. Spero solo che tu non le riceva mai, ma se succedesse, dovrai finire ciò che ho iniziato. Ti prego, fa giustizia per Lily e per me. Ti amo con tutto il cuore. Maira. Quello che non ha fatto effettivamente. Oh. Mi dispiace vederlo così distrutto, ragazzi. Fin dei conti gli voglio bene a Seb. Mi dispiace, Sebastian. Mi sono affezionata.
Hai sopportato così tanto. Tutto questo tempo. Ed eri solo. È colpa mia. Hai cercato di dirmelo. Ma non ti ho creduto. Ora sono così confuso che parlo con un'allucinazione. Ti ho deluso. Non ho salvato Lily dall'incendio. Non ce l'ho fatta. Non è vero, Sebastian. Non c'era alcun incendio da cui salvarla. Adesso lo sai. Ma non sono riuscito a proteggerla. Non avresti potuto. La Mobius è troppo potente. Sarebbe come se ti incolpassi per un terremoto. Non è stata colpa tua. Per favore, non continuare a torturarti. Sei un bravo uomo, Sebastian. È per questo che ti ho sposato. E questa volta tu puoi salvarla. Troppe forze cercano di distruggerti. Tu devi essere forte. Non farti schiacciare dal passato. Ti perdono. Lo farà anche Lily. Ma la cosa più importante è che tu perdoni te stesso. Perdona te stesso. Ha ragione. Ha sempre avuto ragione. Theodore usò il mio senso di colpa contro di me. Ma che colpe ho? Infatti. È colpa loro, non mia. Mi hanno portato via tutto. Non sono stato io a iniziare, ma sarò io a finire. E che Dio aiuti chiunque cerchi di impedirmelo. Ha ragione. Ma che ca... Chi è? Svegliati, Sebastian. Effettivamente è vero. Cosa? È stato un modo per... insomma... uscire da quel circolo vizioso che lui aveva dentro, sapete, nel senso di colpa, eccetera. È stato molto emozionante, molto bello e commovente. Lei ti ha portato qui. Mi dispiace, Sebastian. Ho cercato di salvarla, ma... No. Le ho sparato. La ferita da proiettile era superficiale. È morta per le ferite che le hanno inferto quei mostri. Dannazione. Non doveva morire così. Era un bravo soldato. Voleva solo salvare Lily. E ora è morta. Mia. Di nuovo. È colpa di quello stronzo, non è colpa tua. Se continui ad incolparti non ne esci mai più, eh. Non è colpa tua. Non lasciare che ti faccia questo. Infatti, se può giocare sul tuo senso di colpa. Quel maledetto figlio di puttana. È questo che vuole. Farmi sentire in colpa. Ma lui ha fatto tutto questo, non io. È lui il colpevole. Eh sì. Ok. È ora di farla finita.
Devo solo trovare Theodore. Non sarà un problema. Distruggere il macchinario di Liam ha funzionato. Theodore è allo scoperto. Il problema è avvicinarsi. Che vuoi dire? Guarda, è una registrazione delle telecamere di sorveglianza. La fortezza di Theodore è apparsa in mezzo a Union, ma è circondata da quello che sembra un muro di fuoco. Merda. Non riuscirò mai a superarlo. Un modo ci deve essere. Forse c'è un modo. Ho trovato un dispositivo nel laboratorio di Liam che può essere utile. Bene, vediamolo. Non è ancora pronto. Devo fare qualche modifica. Ok, fai ciò che devi. Se non ricordo male, da queste parti c'era un hotel. Vado a controllare se è sicuro ti invio le coordinate. Puoi raggiungermi lì con il dispositivo. Ok, a più tardi. Siamo appena entrati anche nel capitolo 13, ragazzi, che si intitola La Fortezza. Io infatti largo tra ciò che resta di Union per raggiungere l'hotel nel quartiere commerciale. Non posso che dire che è stato un momento molto molto bello e molto commovente, oserei dire. Qua c'è un'arma. Mi dispiace, Smeralda. Ma ti assicuro che la tua morte non sarà vana. Un mitragliatore ci avrebbe fatto comodo. Lo ucciderò come un cane. Eccolo qua. Adesso ce l'abbiamo. Un bel fucile d'assalto, ragazzi. Infligge danni devastanti ma consuma velocemente le munizioni. Perfetto, contentissimo di aver fatto anche questo upgrade. Prendiamo tutto quello che possiamo prendere, ragazzi. Ok, parti di armi, munizioni per pistola. Direi di bere caffè. Ok. La vita è stata ripristinata. Ok, da qui potremmo andare a potenziarci la prossima volta, ragazzi. Infatti adesso salvo la partita. E che dire, sono rimasta molto stupita dall'episodio di oggi. Questo video termina qui, grazie a tutti. Un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao.